Goz è una startup innovativa dedicata allo sviluppo di device per la virtual reality. In particolare deteniamo un brevetto di un dispositivo che permette il movimento all'interno dello spazio virtuale tramite l'utilizzo dei piedi. La società è composta da tre soci, Alessandro Furlan, Stefano Moretti e Pietro Galifi, che sono io, e sono anche il presidente e l'inventore. Tutti e tre veniamo da una lunga esperienza nell'ambito dell'immagine di sintesi e della realtà virtuale. Il problema del movimento all'interno dello spazio virtuale è stato fin dall'inizio piuttosto complesso. Infatti, mentre lo spazio virtuale è praticamente sconfinato, quello reale presenta dei limiti, come ad esempio in un'abitazione. Quello che mancava, secondo noi, era l'esistenza di un controller di tipo universale che potesse essere utilizzato su tutti i dispositivi e che avesse la semplicità che ha adesso il mouse per il computer. Un dispositivo che si possa anche integrare con altri sistemi di movimento, dunque elastico ma soprattutto semplice. L'idea dunque in breve è questa: avere un sistema in cui l'utente, restando pressoché fermo sul posto, si muovesse nello spazio virtuale attraverso un movimento generato dai piedi su apposite suole basculanti. La combinazione dei movimenti dei piedi genera gli spostamenti all'interno dello spazio virtuale. Il sistema funziona con dei giroscopi che registrano la variazione dell'inclinazione dei piedi, che viene trasmessa via radio al computer o direttamente al casco. I movimenti sono assolutamente intuitivi: si inclina il piede sinistro per andare a sinistra, si inclina il piede destro per andare a destra, ambedue i piedi si inclinano in avanti per andare dritti e così via, soddisfacendo tutte le possibili combinazioni. Il sistema funziona, oltre che con il casco, anche guardando un monitor e può essere utilizzato come controller per un videogame o per remotare sistemi a distanza come robot o droni. Insomma, le applicazioni in realtà sono veramente infinite.